Beh, salve ragazzi e ragazze, come va? Spero tutto bene. Per chi raga non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas e oltre a essere un parrucchiere sono anche un make-up lover, come potete vedere. Prima di cominciare, raga, vi ricordo che qua trovate il mio profilo Instagram. Se avete voglia, seguitemi, altrimenti non c'è nessun tipo di problema. Come avete letto dal titolo e come vedete dal look, sono andato a realizzare una full face tutta utilizzando prodotti di Nabla, eccetto per qualche altro prodotto. Quindi, se volete sapere, che cosa penso dei prodotti che posseggo di Nabla e se volete sapere come ho realizzato questo look, continuate a guardare il video. Io vi lascio alle clip che ho registrato. Eccoci qua, come potete vedere abbiamo ritirato i capelli, ho messo questo becco così. Aia, Madonna santa, che dolore! La prima cosa che vado a fare è partire appunto dagli occhi. Penso che il look che andrò a fare sarà bello carico, altrimenti andiamo un attimino a sporcare tutta la base. Iniziamo subito mettendo un pochino di correttore sull'occhio. Come correttore sto utilizzando il Close Up Concealer, questo qua di Nabla nel colore Porcelain, che è la colorazione più chiara, che è la colorazione che mi appartiene essendo un muro bianco. Vado a sfumare appunto subito il mio correttore utilizzando la Beauty Blender. In questo caso non è di Nabla, ma è la Beauty Blender originale, ma potete utilizzare qualsiasi spugnetta voi abbiate. Che come palette vado ad utilizzare la Poison Garden di Nabla, che è l'unica palette di Nabla che possiedo, una palette molto nei miei toni, perché appunto io amo tutto ciò che appunto è freddo, i colori bluastri, eccetera, i colori in generale freddi. È stata regalata dalle mie amiche a cui mando un bacio grande grande l'anno scorso per il mio compleanno. E vado a prendere il colore Majorelle, che è il blu presente all'interno della palette. Quello che io vado a fare con gli ombretti, pressarli estendo questo colore su tutta la piega e bene all'angolo esterno. Come potete vedere è un colore bello carico e bello pigmentato. A Nabla la pigmentazione non manca assolutamente. Vado pian piano ad aggiungere pigmento e sfumo verso l'esterno. Oggi andrò per una sfumatura bella esterna, come solitamente faccio. Per aiutarmi nella sfumatura vado a prendere Canvas, che è il color panna, e lo vado leggermente a stendere sotto il sopracciglio e aiutandomi a sfumare il nostro ombretto blu verso l'esterno. Creata questa situazione qua vado a prendere Zodiac, che è il colore più scuro bluastro della palette, e vado a intensificare quello che è il mio angolo esterno. Riprendo Majorelle con lo stesso pennello usato in precedenza. Mi aiuto a sfumare meglio i due colori affinché si amalgamino. Affinché, uffa, non riesco a parlare, uffa. Affinché si mescolino bene assieme. Vado a tagliare la mia piega dell'occhio utilizzando sempre il correttore, questo qua Nabla, il Close Up Concealer nel colore Porcelain e un pennellino piatto. Quindi taglio bene la mia crease e torno subito. Una volta tagliata, come potete vedere, la mia piega, vado a prendere il colore Craving e lo metto in questa zona che ci siamo tagliati col correttore. Vado a prenderlo con un pennellino piatto e lo presso bene in questa zona qua. Come potete vedere, questo colore è una bomba atomica. Prendere Adoration, il colore che è presente in alto nella palette, che è un bianco con i riflessi lilla, e lo poggio qua al centro, in modo tale da dare maggiore luminosità al colore precedente, Craving. Stanno facendo un botto di fallout, quindi quando fate trucchi così pesanti, fate sempre prima gli occhi. E sfumo qua Zodiac insieme con in questa linea che si è andata a formare tra Zodiac, che è il nostro colore
più shimmer. Una volta fatto questo vado a pulire con una salviettina tutta appunto questa parte che si è riempita di fallout. Faccio l'altro occhio off camera e poi torniamo subito per la base e poi vediamo alla fine che cosa penso di ogni singolo prodotto che siamo andati a provare in questa full face Nabla. Ok raga, come avete potuto vedere ho fatto gli occhi, quindi direi di passare alla base. Come fondotinta vado a usare il Close Up Futuristic Foundation di Nabla nel colore L10, che è appunto il più chiaro, e come potete vedere ho preso la mini size del fondotinta proprio perché volevo capire se effettivamente mi piacesse o meno. E non vado a fare color correction della barba perché ho già provato questo fondotinta un'altra volta e l'altra volta che l'ho mischiato al correttore per la barba si è un po' diviso il tutto, quindi preferisco utilizzarlo in questo modo, perché ho deciso di prendere la shade più chiara proprio per vedere anche se effettivamente lo shade range di Nabla coprisse la mia colorazione, perché nonostante io sia sempre rosso, diciamo così, sul viso, ho una carnagione super pallida, super chiara. Inizio a stendere il fondotinta con un pennello in questo modo, alla veloce, e poi dopo passo la spugnetta per togliere gli eccessi del prodotto. Come potete vedere qua avevo un brufolo gigante, ma abbiamo coperto tutto. Una volta raga che vi siete trasformati in Joker, vado un attimo off camera, fisso il tutto con la cipria, aggiungo la terra e torno subito, proprio perché non ho ciprie di Nabla. Parliamo alla fine il motivo per il quale non ho acquistato nessuna cipria di Nabla e non ho neanche nessuna terra di Nabla. Quindi vado off camera, metto un po' di terra, riscaldiamo questo viso morto e sepolto. Ormai anche l'anima si sta staccando dal mio corpo e torniamo per il blush e l'illuminante. Qui qua sono tornato, ho fatto un pochino di bronzing e di contouring giusto per ridare un pochino di vitalità, ve l'ho detto, la vita mi sta abbandonando. Come blush vado ad utilizzare la Glimmer Lights di Nabla, che è questa palettina qua, che in sostanza viene venduta come una palette con all'interno degli illuminanti, però mi ricordo che Mr. Daniel disse che è un pochino una palette jolly questa, nel senso che avendo queste tre shade all'interno si possono usare sia come appunto blush, come illuminanti, ma anche come ombretti. Quindi io vado a prendere un pennello di questo tipo e vado a prendere questo colore qua e vado un attimino a utilizzarlo, diciamo così, come blush. È comunque un blush pieno di glitter, un blush illuminante, non è un blush opaco, e quindi niente, vado a prenderlo così con il pennello, sbatto bene l'eccesso e lo uso sulle mie guanzotte. Una volta appunto steso il nostro blush passiamo all'illuminante. Prima di stendere l'illuminante bagno il mio viso con appunto un po' di setting spray e passiamo un attimo all'illuminante. Vado a prendere l'highlighter brush di Nabla e vado a prendere l'illuminante qua in alto, appunto Super Moon, e vado leggermente a miscelarlo con lo skin glazing di Nabla nel colore Ozone, che è questo colore dorato qua. E vado a prendere Berry Bite, sempre dalla Poison Garden, con un pennello abbastanza sottile e vado a metterlo nella rima ciliare inferiore. Poi riprendo Zodiac, il colore scuro, e lo porto anche nella parte in basso in modo tale da ricongiungere lo scuro utilizzato nella parte superiore anche sotto. Per terminare il look occhi vado a prendere Super Moon, l'illuminante che abbiamo utilizzato, con un pennello sottile e lo metto all'angolo interno. Una volta fatto questo, raga, metto una matita nera, termino l'altro occhio e poi pensiamo al penultimo step, che sono le sopracciglia. Per riempire le sopracciglia vado ad utilizzare la Brow Divine di Nabla, che è la matita automatica che appunto da una parte ha la mina, dall'altra lo scovolino. Vado a pettinare le mie sopracciglia e ad aggiustare qualche buchetto, perché come potete vedere io ho le sopracciglia già belle folte di mio, quindi non è che debba andare a fare moltissimo. La colorazione che io utilizzo è Uranus.
Eccomi qua raga, come potete vedere ho applicato le ciglia finte, ora vado a utilizzare. Come base vado a mettere un rossetto liquido di Sephora nel colore 72 e poi vado ad applicare il rossetto di Nabla, poi vi spiegherò perché. Ora vado a utilizzare Hedonist, che è un liquid lipstick di Nabla, ma non è un rossetto liquido opaco, ma bensì una sorta di, io lo definirei più un gloss. Sono andata a mettere il rossetto di Sephora come base proprio perché io faccio sempre un overline sulle mie labbra e facendo un overline con il gloss non sarebbe stato possibile, ecco, sarebbero usciti abbastanza indefiniti i bordi, quindi ad estendere questo gloss su tutte le labbra. Ed ecco qua il gloss applicato. Come potete vedere è un gloss che comunque ha un sottotono un pochino caldo, però vi dico la verità che comunque non mi dispiace nonostante abbia fatto gli occhi e la base così fredda. Fatemi sapere che cosa ne pensate e io direi di passare a quelli che sono i miei pensieri finali riguardanti i prodotti che posseggo di Nabla. Innanzitutto raga, ci tengo a dire che i prodotti sono stati tutti acquistati da me, se non appunto alcuni che mi sono stati regalati, ma non mi sono stati inviati dall'azienda in questione in quanto non collaboro con Nabla. Partendo dagli occhi, la Poison Garden mi piace tantissimo. È una palette che trovo molto pigmentata, si sfumano facilmente e secondo me è adatta a tutte quelle persone che vogliono sia toni un pochino più neutri ma anche qualche pop of color, perché il blu e Berry Bite, che è il fucsia, hanno modo di giocare tanto, però si possono anche realizzare look neutri utilizzando appunto Narrative, Zen, Fabrique, Rosita. C'è anche un color panna e un colore bello scuro, rone bello scuro, che è anche un blu scuro, quindi questa palette mi piace tanto. Attenzione con i colori appunto come il blu, i colori freddi, che comunque sono colori sempre un po' difficili da gestire, dovete perderci un pochino di tempo a sfumarli, però è una palette che mi piace tanto. L'unica nota, se vogliamo trovare una nota negativa in questa palette, è che io che sono una persona solitamente molto colorata, mi piace giocare con i look, non realizzo praticamente quasi mai look neutri, diciamo che la trovo un pochino limitante da questo punto di vista, perché a me che piacciono, diciamo così, i colori, le combinazioni, non posso giocare più di tanto, ecco, però questo è un problema che riguarda più che altro me. Parlando invece raga del fondotinta, il fondotinta mi spiace ma non mi è piaciuto, l'ho utilizzato appunto due volte, non trovo che sia un fondotinta che funzioni col mio tipo di pelle, perché è un fondotinta altamente texturizzante. Cosa voglio dire? Che è un fondo che non lo so, in qualche modo evidenzia la texture della mia pelle. Io non ho una bella pelle di mio, ne ho parlato anche nelle storie recentemente, e quindi questo fondo è come se mettesse in evidenza ancora di più queste mie imperfezioni. Quindi purtroppo questo fondotinta con la mia tipologia di pelle funziona. Io ho preso il colore più chiaro L10, come avete potuto notare il colore non è tanto distante dal mio collo, vi lascio anche qua delle clip nelle quali l'ho swatchato quando mi è arrivato il fondotinta, quando l'ho ordinato sul sito di Nabla. Poi passando invece al correttore, il correttore mi piace tanto, è molto coprente. L'unico difetto, se voglio trovare un difetto in questo correttore, è che non è abbastanza illuminante, nel senso che se dobbiamo considerare che Porcelain è il colore più chiaro, io non posso andare a fare highlight con Porcelain perché non è abbastanza chiaro da permettermi di fare highlight. Però è un buon correttore, assolutamente copre bene e mi piace, è un tipo di correttore che si autosetta, quindi non è uno di quei correttori che rimane bagnato a lungo, ma bensì dopo un tot di tempo inizia ad asciugarsi, a fissarsi sul contorno occhi eccetera. Perché ho saltato la cipria? Non ho comprato una cipria di Nabla perché innanzitutto non ho comprato la cipria in polvere libera perché ne ho tante, quindi non mi sembrava il caso, ecco, di comprare un'altra cipria in polvere libera. Per quanto riguarda le ciprie compatte, purtroppo non c'è una colorazione che sia abbastanza chiara per me, perché io tempo fa avevo provato la cipria compatta nel colore light, perché esistono tre tonalità, light, medium e dark. Io avevo provato la light ma era andata a scurirmi il contorno occhi rendendolo abbastanza giallino. Magari se ritrovo qualche clip ve la lascio qua, e quindi motivo per il quale non ho comprato ciprie pressate di Nabla. Passando invece alla Glimmer Light,
La Glimmer Light, raga, è secondo me un prodotto jolly, ecco, secondo me è un prodotto da avere perché ha tanti prodotti in uno. Come avete potuto vedere, io l'ho utilizzata come blush, ma sono andata a utilizzare anche Super Moon come illuminante e recentemente mi è capitato di usare anche questa cialda al centro dell'occhio messa appunto col dito, quindi trovo che sia una sorta di palette proprio jolly che racchiude assieme dei blush illuminanti e appunto anche degli ombretti, dipende un attimino da come li si utilizza. Passando appunto all'altro illuminante che è Ozone, che è questo qua degli Skin Glazing, mi piace anche questo tantissimo perché non evidenzia la texture della pelle, dà una buona illuminazione senza appunto fare crosta. Il colore, nonostante dal pen sembri così dorato, effettivamente poi non lo è. Io se ovviamente sono andata a miscelarlo con Super Moon, però anche usato da solo non dà una strisciata gialla, ecco, e comunque non fa macchia. Passando invece alle sopracciglia, mi piace tantissimo la Brow Divine, l'unica forse pecca è un attimino il colore perché io ho le sopracciglia nere e la matita è come se fosse una sorta di castano scuro freddino. Per me che non ho delle sopracciglia, sono da riempire va benissimo, però non so se magari avessi dovuto riempire tutta la parte finale delle mie sopracciglia, non so se si fosse amalgamata così bene con le mie sopracciglia. Però la mina mi piace, scorre bene e riesce a coprire i buchini, quindi assolutamente, anche perché io non è che abbia chissà quali grandi problemi nelle mie sopracciglia. Passando invece alle labbra, Hedonist mi piace tantissimo, è un gloss fantastico perché le rimpolpa le labbra, però non è uno di quei gloss che si attacca ai denti e ve lo ritrovate ovunque, tende bene, mi piace un sacco. Essendo io lo definirei un gloss, non si può fare overline, motivo per il quale sono andata a stendere un rossetto liquido sotto o una matita, perché altrimenti se fate overline con questo vi farà i puntini, diciamo così, su tutta la parte che avete fissato con la cipria, ecco, tenderà a dividersi proprio perché non è un rossetto liquido, opaco. Questo appunto è tutto. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Fatemi sapere se acquisterete qualcosa di Nabla qua nei commenti. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!